siamo il noviziato internazionale Suor Teresa Balsè Pantelini. Abbiamo scelto per condividere e meditare la circolare della Madre 991 dal titolo Irradiare la gioia della vocazione. Abbiamo scelto questa circolare perché parla proprio della gioia ed essendo in un noviziato e quindi ai nostri primi passi abbiamo voluto un po' riscoprire la gioia che c'è in questo tipo di scelta. Secondo te siamo consapevoli che siamo chiamate ad essere persone anfore disponibili a riversare nell'ambiente la gioia? Penso che questo è essenziale per una figlia di Maria Visigliatrice, perché se non è disposta a comunicare gioia come ci invita la madre a fare nelle sue lettere, cioè essere quelle persone che comunicano, che danno gioia perché hanno il Signore, ecco, se non siamo quest'acqua non siamo niente, non solo verso le persone che ci sono simpatiche, che i giovani che ci stanno sempre vicini, però essere attenti anche a chi non ci guarda tanto, a chi ha bisogno di affetto, ai giovani che sono i più difficili, cioè essere proprio questa sorgente di acqua che scende queste anfore in abbondanza verso gli altri. Grazie. Prego. Siamo coscienti di essere chiamati a donare la gioia, prima di tutto a chi ci sta vicino cercando in ogni occasione il bene? Allora, siamo consapevoli che è più difficile cercare il bene di chi ci sta accanto piuttosto che di chi è lontano, però una strada possibile è quella di essere attenta a ciascuna sorella che vive con noi, mettendo al primo posto l'altro e non me stessa. Grazie. Allora, dopo questa condivisione che abbiamo fatta come comunità, abbiamo preso questo impegno di vivere il vado io cercando sempre il bene. Grazie, Mario!